Luca, per inquadrare il calcio che verrà dalla Serie C in giù, ci affidiamo, dopo ovviamente il coronavirus, ci affidiamo ad un volto amico di Telesveva. Esatto, parliamo di Giuseppe Abruzzese, che da difensore ha messo insieme più di 350 presenze sui campi di A e B, con Lecce, Fidelisandria, Avellino, Triestina e Grosseto tra le esperienze principali. Ha chiuso poi in Serie D da vincente con l'Audace Cerignola, ora ha una sua seconda vita nel mondo dello scouting. Ce l'abbiamo in collegamento Skype. Ciao Giuseppe, buon pomeriggio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Giuseppe, ci affidiamo alla tua esperienza per cercare di decifrare dove sta andando il calcio, sia pro che di Serie D. Ecco, qual è la tua sensazione al momento? Magari hai anche contatti con ex colleghi. C'è molta preoccupazione comunque per il futuro del calcio dalla Serie C in giù. È un momento difficile per il calcio, soprattutto per le categorie inferiori. Sicuramente c'è grande incertezza sia sul presente che sul futuro, dove tutte le componenti, dalle società, dai calciatori, da coloro che lavorano nel mondo del calcio, c'è incertezza, non sapendo quale possa essere il futuro, ecco, perché tanta gente lavora in questo ambito e ha grosse difficoltà, perché stiamo parlando di un calcio dove non ci sono grandi guadagni, ma c'è una grande passione. Giuseppe, andiamo per step, ti chiedo della Serie C, dove di fatto la parola d'ordine sembra una, a prescindere dalle scelte fatte su promozioni e retrocessioni, sembra essere arrivato il tempo di una riforma del campionato, perché è abbastanza chiaro che questo format a 60 club sarà difficilmente sostenibile. Sì, io penso che è giusto che le squadre prime in classifica facciano il salto in avanti e si cerchi una quarta che possa andare nel campionato di Serie B. È anche giusto allo stesso modo di bloccare la classifica, che le squadre rimangano in Lega Pro, dare la possibilità a coloro che hanno vinto il campionato di Serie D di salire in Lega Pro, e poi dare la possibilità alle società di poter, coloro che sono meglio classificate in Serie D, di salire in Lega Pro. Per me la cosa importante in questo momento è cambiare il format. 60 squadre, fare queste limitazioni non è giusto in questo momento, bisogna dare possibilità in questo momento di difficoltà ai presidenti che vogliono fare calcio in maniera seria di poterlo fare. Quindi non mi sembra giusto fare delle limitazioni in questo momento, anzi invogliare i presidenti a continuare a fare calcio. Quindi la cosa più giusta secondo me è fare 4 gironi da 18. Giuseppe, anche in Serie D la situazione è delicata, soprattutto per la tutela dei calciatori. Si è espresso ad esempio pubblicamente qualche giorno fa il capitano della Fidelisandria Loris Palazzo, ma tanti sono gli appelli a una tutela, perché poi il rischio è quello di restare senza stipendi da marzo a settembre per molte realtà. Sì, in Serie D è chiamato un campionato dilettantistico, ma in pratica non lo è, perché si fa calcio in maniera professionale, in maniera seria, e quindi non è giusto lasciare i ragazzi senza le mensilità da marzo, aprile, maggio, e non sapendo nemmeno poi quando comincerà il campionato prossimo. E qui bisogna prendere dei rimedi, e solo lo Stato in questo momento può aiutare. Ultima battuta, Giuseppe, la riservo ai settori giovanili. La Federazione Italiana Pallavolo, ad esempio, è intervenuta con degli aiuti economici, e un terzo di questi aiuti sono dedicati proprio ai campionati giovanili. Secondo te anche il calcio dovrebbe far bene a tutelare tra le prime voci proprio i settori giovanili, che sono un po' la linfa del futuro, soprattutto è un mondo che tu conosci molto bene? Certo, la formazione dei ragazzi è fondamentale, è particolare, e lì bisogna dare seguito ai giovani, quindi avere i ragazzi dei settori giovanili fermi, completamente fermi da febbraio, dove le limitazioni saranno ancora più pesanti per loro, sicuramente va dato un occhio di riguardo ai ragazzi.
puntare allora sui giovani per ripartire anche questo tra i messaggi condivisi da Giuseppe Abruzzese. Giuseppe, io ti ringrazio, ti aspettiamo appena sarà possibile, ovviamente anche in studio per parlare di calcio, ci auguriamo, giocato quanto prima. Grazie, me lo auguro. Buona serata.